Davide Squintini, ho 32 anni, gioco nel Real Zivido. Ho iniziato all'età di 10-11 anni nei pulcini della San Donatese, quindi calcio direttamente a 11. Sono passato a fare gli allievi regionali alla SNAM. Dalla juniores in avanti sono andato a giocare alla Trial San Giuliano prima, che poi ha fatto una fusione e diventata Zivido. Sono arrivato fino alla seconda categoria, poi dopo, purtroppo per infortunio, ho dovuto abbandonare il calcio a 11. Abbiamo deciso poi dall'11 ci siamo comunque ritrovati e siamo partiti col calcio a 5 e siamo arrivati ad oggi comunque ancora tutti insieme. Oggi siamo ancora tutti qua. Il Real Zivido nasce nel 2005, finché non ci siamo trovati proprio noi a prendere in mano questa squadra e portarla avanti fino alle vittorie di quest'anno in Coppa di Natale e nella Coppa delle Fiere. Io a 11 giocavo in porta, a 5 sinceramente in porta non mi sono mai trovato perché con le dimensioni dell'11 non faceva per me. Adesso gioco come punta, la mia caratteristica migliore è di non mollare mai, cioè di essere sempre un combattente per quanto ne posso avere fisicamente, ma di non mollare mai comunque. Io sono davvero un tifoso, sono un abbonato, quindi tutte le domeniche sono a San Siro, sponda rossonera. La passione per il calcio, quindi posso immaginare sia da tifoso, giocarlo è un'altra bella soddisfazione. I miei impegni rispetto agli impegni calcistici non portano via tantissimo, nel senso che comunque, chiaro, un figlio ha bisogno delle sue attenzioni, chiaramente adesso crescendo che ha 4 anni quindi vuole giocare, il tempo comunque ce ne vuole parecchio, lo spazio comunque per amichevoli, partite di campionato lo si trova perché comunque è sempre una alla settimana. Allora, il Real Zivido è una gran bella squadra, si può quasi definire una famiglia, nel senso che comunque su 8-9 elementi che compongono la rosa, in 5 siamo cresciuti praticamente insieme. Giocare insieme è comunque stato un piacere, ci sono stati degli innesti, tutti di spessore, noi puntiamo sempre sul gruppo. Il gruppo è quasi sempre composto dalle stesse persone, qualche innesto se capita, ma non andiamo di certo a cercarlo. Uniti si fa la forza. Domani, se mio figlio mi chiedesse di iniziare a giocare a pallone o un parere sul gioco del calcio, secondo me è una cosa molto positiva. È un buon insegnamento perché comunque devi convivere con altre persone, devi comunque imparare delle regole, devi stare a delle regole e soprattutto anche giocando, vincendo o perdendo, quello deve essere in secondo piano. La prima cosa deve essere il divertimento. Allora, io ringrazio tutta la squadra per questa stagione che si sta chiudendo 2012-2013, è l'anno in cui abbiamo portato a casa 2 trofei, quindi fino adesso gli unici della storia della squadra del Real. Grazie di cuore a tutti e forza Real sempre. Ciao!